Due giorni all'insegna di mare e turismo estivo, mettendo in campo le numerose bandiere blu 2014 del Cilento e il principale problema degli arenili, ovvero l'erosione costiera. Nell'ultimo fine settimana si è svolta l'iniziativa Palinuro e le bandiere blu del Cilento, organizzata dall'Associazione Amici di Palinuro con il patrocinio del Comune di Centola. Particolarmente significativo l'incontro dibattito che si è svolto domenica sera, alla presenza tra gli altri dei sindaci dei comuni Bandiera Blu, del direttore del parco Angelo De Vita, del consigliere regionale Luigi Coberis, dell'onorevole Simone Valiante e del commissario dell'ente provinciale per il turismo Angela Pace. L'erosione, tema caldo dunque, che colpisce un po' ovunque, ma allo stesso tempo, se affrontato con rigore e competenza, potrà essere risolto trasformandosi in forza, ha ribadito l'onorevole Valiante. Se riusciamo a fare anche per i prossimi anni, e soprattutto per la spesa che aspetta ancora le regioni, tra cui la nostra regione, una spesa che è ancora importante e consistente nella programmazione dei fondi comunitari, questo lavoro di squadra, questo lavoro di insieme, certamente. Si può immaginare anche di programmare nuove risorse. È ovvio che questo lavoro che spetta in particolare alla Regione per quanto riguarda l'azione del Ministero, credo, mi sento di poter dire, tra l'altro il Ministro ha anche sintonia politica con Luigi, però ne ho apprezzato come Orlando, che aveva fatto un buon lavoro, poi è passato ad Altro di Castello, anche il nuovo Ministro che ha detto. Sta su questi temi soprattutto mettendo grande impegno e quindi io sono convinto che da questo punto di vista possiamo essere in condizione di programmare dei nuovi investimenti. A chiudere i lavori il consigliere regionale Luigi Cobelis. Allora, questa sera noi discutiamo di un problema partendo da un fatto importante, da un'attribuzione di un premio che è stato fatto a questo territorio, sono le bandiere blu. Festeggiamo la bandiera delle bandiere blu partendo di un problema. E secondo me questo è un approccio intelligente. Le bandiere blu in tutto il territorio del Cilento sono frutto di un'iniziativa che nel corso di decenni si è portata avanti con grandi investimenti fatti sul sistema depurativo, non sono un caso, sono la conseguenza di un grande lavoro che nel corso di decenni è stato fatto in questo territorio. Una delle maggiori cause dell'erosione costiera è la mancanza di apporto, però purtroppo la causa, la causa è la mancanza di apporto di quello che viene da Novi, da Moio, da Piaggine, da Laurino, da Sacco e da tutto il resto. E perché dico questo? Perché qua c'è una problematica, è attaccato, no? Cioè, bisogna bloccare l'erosione costiera. Io combatto quotidianamente con le comunità montane dell'interno e con i sindaci che ogni qualvolta c'è lo connotto, scusate, qua lo dite pure qua connotto, noi diciamo connotto all'interno, c'è un po' di acqua, ci piazzano delle briglie, ci mettono delle spallette di cemento per bloccare l'erosione di quella cosa. Molto spesso per poter. Sono stato accusato in alcuni casi, scusate, sono abbastanza brutale su questo, accusato di bloccarlo, lo diceva anche Simone, intanto siamo accusati di bloccare lo sviluppo perché non consentiamo, no, alcuni interventi inutili che non hanno nessuna rilevanza e quindi siamo costretti a lottare continuamente per poter evitare le briglie, le regimentazioni che non portano neanche sviluppo, ma semplicemente, scusate, lo dico volgarmente, del lavoro per far lavorare in alcuni casi. I progettisti che progettano questi interventi perché vengono i finanziamenti, lo dico in maniera molto chiara perché non ce la faccio andare nella massima parte, no, in alcuni casi per non essere o per far lavorare gli operai che non si riesce in qualche modo, drenando addirittura delle risorse dalla comunità europea. Allora, per cortesia, questi te lo do come messaggio politico che non ce la faccio da solo come tecnico a fare questo, facciamoli. Detto questo, mi trovo perfettamente d'accordo con la parte iniziale del discorso. E noi per fortuna abbiamo lo strumento del piano del parco, abbiamo uno studio che abbiamo fatto che è il piano integrato della fascia costiera, dando più attenzione all'interno, che ci ha consentito di poter dire tranquillamente quando diciamo di no, in alcuni casi siamo costretti a dire sì perché magari ci sono delle situazioni di pericolosità, ma il caso è diverso, ma nella maggior parte dei casi cerchiamo di evitare per quanto è possibile di metterci le spallette, di metterci le briglie, litighiamo continuamente con le
con i sindaci dell'interno, che invece quell'intervento lo voglio fare perché significa risorse, significa far lavorare qualcuno, significa anche far lavorare qualche progettista che più brillantemente, scusate, e più ovviamente la parcella è alta. Basta di sospeggiare, ve lo dico tranquillamente. Quindi è un problema che va affrontato nel suo insieme, nella sua complessità, e questo era uno sfogo che facevo perché, vi ripeto, continuamente siamo chiamati a dover dire di no alla cementificazione, che non è sviluppo economico, perché non è che stiamo costruendo un grattacielo oppure stiamo costruendo qualcosa che deve portare l'industria.